Profughi, incontro in prefettura nel pomeriggio tra la rappresentante del Viminale Laura Lega e il sindaco di Casier Miriam Giuriati. Ieri il nuovo prefetto ha fatto visita di persona all'ex caserma Serena di Dosson. E ho avuto proprio desiderio non solo di incontrare, come dire, in qualche modo chi gestisce la struttura, ma ho avuto modo personalmente di portare il mio saluto alle persone che sono ospitate lì. E che, insomma, dobbiamo essere anche molto chiari, sono persone in gravi difficoltà. E sono convinta che sia anche mio dovere scusarmi in qualche modo con chi, magari residente in quella zona, può aver avuto qualche piccolo disagio. Il prefetto concorda con la soluzione invocata da Giuriati e dal collega di Treviso Manildo, l'accoglienza diffusa. Io la trovo una soluzione intelligente, che presuppone ovviamente, insomma, no, che ci sia accoglienza da parte di tutte le realtà comunali, perché altrimenti diventa un discorso limitato soltanto ad alcune zone e questo non è corretto. Quindi la logica forse meno impattante è proprio quella. Vediamo di farlo compatibilmente con le esigenze dei territori. Il nodo resta quello di convincere anche i comuni che finora hanno detto no ad accogliere una piccola quota di profughi, come il sindaco di Santa Lucia Riccardo Sciumski, tornato ieri a Più Miti Consigli dopo le dichiarazioni fatte ai nostri microfoni. Lega l'ha chiamato e lui già ieri l'ha incontrata in prefettura. Sarà mia cura stessa accompagnarlo a Roma se è necessario e se può essere una soluzione per promuovere in qualche modo anche quel territorio e ricercare e arrivare, insomma, a soluzioni concrete a quelli che sono i problemi. Oggi mattinata infine il primo comitato per la sicurezza presieduto da Lega, sul tavolo l'aumento della videosorveglianza nel capoluogo. Strumento ancora più prezioso in un momento nel quale sia gli enti locali che noi tutti come amministrazione statale viviamo, come dire, una stagione di forti ristrettezze economiche e parlo soprattutto di parco uomini.